Oggi a Nos TV parleremo della presentazione degli 80 candidati a sostegno di Sant'Andrea Sindaco, del corso gratuito per steward a Jesolo e avremo come ospite Alessandro Anese. Questo e molto altro a Nos TV. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del TG di Nos TV. Si è tenuta ieri mattina la presentazione degli 80 candidati che sostengono Stefano Sant'Andrea, candidato sindaco del centro-sinistra. Vediamo nel prossimo servizio com'è andata. L'iniziativa di presentazione dei candidati del centro-sinistra alle prossime elezioni comunali di Portogruaro, svoltasi ieri al Parco della Pace, è iniziata con l'arrivo di tutti gli 80 candidati a piedi o in bicicletta, con l'obiettivo di lanciare un messaggio green a favore dell'ambiente e di una mobilità sostenibile. Ad accoglierli, il candidato sindaco Stefano Sant'Andrea, che insieme a tutti ha fatto una foto di gruppo con le magliette che contraddistinguono le singole liste. Poi sono seguiti gli interventi di due candidati per ogni lista, scelti fra i volti più nuovi e più giovani, uno di sesso maschile e uno di sesso femminile. Sant'Andrea ha commentato così: "Oggi è una bellissima giornata per tutti noi. Siamo riusciti a presentarci a queste elezioni con un centro-sinistra unito in tutte le sue componenti e, cosa ancora più importante, è quella di aver avuto l'adesione di tanti giovani, quasi il 40% di under 40, di tante donne. Abbiamo messo in pratica concretamente la parità di genere, il 50% delle nostre liste è rosa e abbiamo rinnovato anche la partecipazione, con il 64% di volti nuovi che per la prima volta si affacciano a una competizione elettorale. Ho voluto che in questa squadra ci fosse innovazione e esperienza, per questo ho chiesto a coloro che hanno esperienza amministrativa in diversi ruoli e livelli di sostenermi. Nei numerosi incontri che sto facendo in questo periodo, tante persone mi hanno fatto presente che si sentono abbandonate e non informate su ciò che riguarda Portogruaro. Per questo, dico senza timore di essere smentito, che c'è stato un forte scollamento fra le istituzioni e i cittadini, ma non solo, questo isolamento in cui si è chiusa l'amministrazione senatore mi è stato sottolineato anche da sindaci e amministratori di diversi comuni del Portogruaro, rappresentativi di ogni schieramento politico." È partito stamattina il corso gratuito organizzato dal comune di Jesolo e i cui destinatari sono gli steward dei locali. Ascoltiamo nel prossimo servizio di cosa si tratta e com'è andata sabato la riapertura della famosa discoteca Il Muretto. Il comune di Jesolo ha dato avvio questa mattina al primo corso di formazione per steward, gli assistenti per i pubblici esercizi di Jesolo, che ha lo scopo di fornire a gestori, titolari o dipendenti delle attività della località una preparazione sulle norme anti-Covid e di sicurezza. In questo modo, per gli esercizi, sarà possibile nei weekend effettuare la somministrazione di alcolici fino alle ore 3, come previsto dall'ordinanza del 25 giugno scorso. Il corso, gratuito e della durata di 15 ore, si prefigge di dare ai partecipanti una conoscenza di Covid-19, delle misure da adottare per il distanziamento interpersonale, l'igienizzazione delle mani, disinfezione delle superfici e delle attrezzature e sull'uso dei dispositivi di protezione individuale. A questo si aggiunge la preparazione per poter svolgere un prefiltraggio all'ingresso dei locali, il conteggio e controllo delle persone per evitare assembramenti e sovraffollamenti. Una volta completata la formazione, ai circa 20 partecipanti sarà rilasciato un attestato. L'assessore alla safety, Alessandro Perazzolo, ha commentato: "Quando abbiamo emanato l'ordinanza, avevamo anche promesso ai titolari e gestori di pubblici esercizi che ci saremmo attivati promuovendo a titolo gratuito la formazione degli steward e così è stato. Una volta completato, i titolari potranno tenere aperte le attività secondo i criteri previsti dall'ordinanza." Nel frattempo è polemica sulla riapertura della famosa discoteca Il Muretto avvenuta sabato. Se per gran parte della serata infatti tutto è stato conforme alle disposizioni anti-Covid-19, alla mattina invece, come riportato da diversi presenti, la pista da ballo sarebbe stata affollata di ragazzi che ballavano vicini e privi di mascherina. Il parco che sorge in corrispondenza dell'antico porto fluviale di Noventa di Piave, raggiungibile dal centro cittadino attraverso il tunnel Arginale, sarà oggetto di una serie di interventi straordinari per recuperare il valore storico e per renderlo sempre più fruibile in linea al contesto naturalistico circostante. Il consorzio BIM Basso Piave, in accordo con il comune di Noventa di Piave, ha infatti realizzato un progetto di valorizzazione dell'area che prevede tre interventi.
Il primo sarà un punto di sosta con ricarica per i bike posto nei pressi del piccolo manufatto già presente nel parco fluviale. Qui una rastrelliera portabiciclette consentirà il posteggio dei mezzi da ricaricare mediante un'apposita colonnina elettrica. Il tutto non sarà alimentato da una nuova linea di energia elettrica, bensì da un impianto fotovoltaico autonomo provvisto di sistema di accumulo che sarà pure un progetto pilota per altri punti di ricarica da attivare lungo la pista ciclopedonale del Piave. Il secondo intervento riguarderà il completo restauro del vecchio frantoio, ancora presente nell'area, utilizzato negli anni 50 per macinare i sassi provenienti da Ponte di Piave. Il terzo intervento consisterà nella posa di 4 pannelli di corten, su cui verranno affisse foto storiche di grandi dimensioni, del porto, dell'area, del percorso fluviale agli inizi del Novecento con l'intento di valorizzare la storia di tale ambito di Noventa di Piave. Parliamo ora di opere pubbliche perché la città metropolitana di Venezia ha approvato il progetto esecutivo che riguarda il risanamento del ponte di Vallevecchia sul canale Cavanella. I lavori partiranno in autunno, ma ascoltiamo il prossimo servizio per avere tutti i dettagli. 1 milione di euro per la sistemazione ed il consolidamento strutturale del ponte di Vallevecchia. Tanto ha messo sul piatto la città metropolitana di Venezia grazie a fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'intervento sarà eseguito tra l'autunno e l'inverno 2020 e nell'arco di 12 settimane permetterà finalmente di mettere in sicurezza il ponte ubicato lungo la provinciale 70 Portogruaro-Brussa che dall'agosto 2019 è stato interdetto al traffico pesante per evitare eccessive sollecitazioni alla struttura. L'intervento nel dettaglio prevederà il risanamento conservativo ed il consolidamento statico del ponte, in modo tale che esso possa reggere i carichi stradali senza più alcuna limitazione. Per consentire la fase più delicata dei lavori, il ponte dovrà rimanere chiuso al traffico per almeno 4 settimane. Durante le altre fasi, invece, il ponte sarà accessibile, ma potrà essere istituito un temporaneo senso unico alternato di marcia per consentirne l'attraversamento. È nostro ospite a Nos TV Alessandro Annese, membro del direttivo della Fiera di Santo Stefano di Concordia. Buonasera, benvenuto. Buonasera e grazie a te, Raffaele, e a tutta Nos TV per questo spazio che ci avete concesso. Allora, è uno spazio che concediamo volentieri perché questa è un'annata particolare, molti eventi sono saltati, invece la fiera c'è. Sì, esattamente, fa piacere vedere che hai detto quello che è lo slogan di quest'anno, della 41esima fiera di Santo Stefano, che la fiera c'è, perché nonostante tutte le difficoltà e le complicazioni che insomma non devo ripetere qui di quest'anno, che abbiamo vissuto tutti quanti, siamo felici di poter dire che noi siamo riusciti a organizzare comunque la fiera e ci siamo. Ah, benissimo. E chiaramente l'organizzazione sarà sicuramente un po' diversa rispetto agli anni passati. Cosa cambia quest'anno? Vi siete dovuti adattare? Sicuramente, come hai detto, siamo dovuti scendere a dei compromessi dovuti alle ovvie difficoltà e anche a dover rispettare tutta una serie di norme igienico-sanitarie che sono quelle a cui ormai in questi mesi ci siamo abituati. Quindi sarà comunque siamo fiduciosi e ottimisti sul fatto che sarà una bella fiera. La fiera quest'anno, la grande novità è che è un po' un ritorno al passato perché si risposta nel centro storico, nelle vie attorno alla piazza di Concordia e diciamo che l'impianto, l'evento fieristico in sé torna a essere il centro focale della festività di Santo Stefano. È un po', purtroppo abbiamo dovuto rinunciare a quelli che sono molti eventi che prevedevano, diciamo, aggregazioni eccessive di persone, però siamo riusciti comunque a organizzare, secondo me, un evento, una fiera di Santo Stefano che mette al centro gli espositori. Ed è stato bello vedere soprattutto l'entusiasmo e la voglia di partecipare di tutti gli espositori che, anche dovuto al fatto che tutti gli eventi simili al nostro sono stati cancellati quest'estate, avevano una gran voglia di partecipare, di essere presenti. E quindi dai settori tradizionali che dell'agricolo a quello dei servizi commerciale e artigianale troverete tutte le solite gli spiritori, forse anche più degli ultimi anni. E inoltre anche, ci sarà anche qualche sorpresa. E banalmente, ad esempio, mi piace sottolineare che un po' per questo discorso per cui a volte non tutto il male viene per nuocere, ad esempio l'archistruttura dell'architetto
e artista veneziano Giorgio Bortoli, il campanile di San Marco inserito nel Metropolitan Light Tower, quello che ora si trova a Concordia, e doveva, in questo periodo doveva essere già trasferito a New York, invece si trova ancora a Concordia, quindi potrete anche sfruttare l'occasione della fiera per andare a vedere questa bellissima opera artistica. Benissimo, allora, la fiera viene inaugurata venerdì, giusto? Spiegaci un attimino ai nostri telespettatori quelle che saranno le giornate, le tempistiche. Sì, la fiera si svolgerà dal venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto e gli orari saranno i soliti, quindi dalle 7 di sera a mezzanotte ci troverete appunto tutti gli espositori e in più tutti i ristoratori e i locali bar di Concordia, anche loro sono stati, è stato bello vedere come anche loro hanno partecipato con entusiasmo alla fiera e quindi quest'anno non potendoci essere i soliti stand gazebo che solitamente offrivano da cibo o bevande, quest'anno saranno loro a fornire tutto quanto ai visitatori. E qui troverete aperto anche le attività commerciali di Concordia, saranno aperte in quelle sere. Quindi un numero record di espositori e un'iniziativa che coinvolge le attività produttive locali. Esattamente, sì. Rimettiamo al centro un po', insomma, quello che era il cuore di questa festa, ovvero la fiera, l'evento fieristico, e un po' anche rimettiamo al centro la città di Concordia, anche fisicamente, posizionandoci proprio nel suo centro storico. E per i nostri ascoltatori, come possono seguirvi online per sapere eventi, appuntamenti, partecipanti e quant'altro? Allora, siamo presenti nei social, sia su Facebook che su Instagram, cercate Fiera Santo Stefano e lì troverete tutte le comunicazioni in questi giorni relativamente agli orari, a ciò che potrete vedere, a tutte le attività a cui potrete partecipare. Benissimo, allora noi ti ringraziamo e ti facciamo un in bocca al lupo per questo evento che purtroppo sarà uno dei pochi eventi di quest'estate. Vi facciamo i complimenti per essere riusciti a far sì che la fiera ci sia. Grazie, come vi ho detto noi ci siamo e adesso ci aspettiamo che ci siate anche tutti voi perché questa fiera vuole essere non solo un segno un po' del fatto che non ci siamo resi noi, ma proprio vuole essere una po' la fiera della rinascita, come l'avevamo chiamato nel comunicato stampa del nostro sito. E questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordiamo che Nos TV è disponibile su Facebook, Instagram, YouTube e sul canale il 13 al tasto 13 o 605 del vostro telecomando. Vi ricordiamo che inoltre è disponibile il canale Telegram di Nos TV per restare sempre aggiornati sulle nostre ultime notizie. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Arrivederci.